È iniziata da Vezzano la mattinata abruzzese del leader della Lega Matteo Salvini. In terra marsicana è arrivato a sostegno della candidatura a sindaco per la città di Avezzano di Tiziano Genovesi. Prima di parlare del voto di settembre, Salvini si è concentrato sul tema caldo della settimana, quello dei migranti, che in Abruzzo vede numerosi casi positivi in coloro i quali sono stati distribuiti nei CAS sparsi sul territorio. Non puoi chiedere agli abruzzesi di vivere una vita particolare quando poi a Lampedusa ne sbarcano a centinaia ogni giorno e ogni notte, poi i geni ovviamente li spargono per il resto d'Italia. Siamo un paese strano e dove teniamo in stato di emergenza gli italiani e facciamo sbarcare migliaia di persone che poi peraltro scappano da una guerra molto particolare, avete visto le immagini in TV e le foto, sono così in fuga dalla guerra e dalla povertà che arrivano e sbarcano con i barboncini al guinzaglio, i cappelli di paglia, i telefonini ultimo modello. Ad Avezzano, così come a Chieti, ci sono delle spaccature all'interno del centrodestra, ma Salvini si dice convinto che, nonostante non ci sia l'appoggio di Forza Italia, la vittoria per Genovesi arrivi al primo turno. No, noi non imponiamo niente a nessuno, figurati, non siamo mica una caserma, ognuno è libero di scegliere con chi stare. Mi sembra ben chiaro chi sarà il prossimo sindaco di Avezzano e quale sarà la coalizione che governerà questo paese. Se qualcuno preferisce tirarsi fuori, preferisce perdere, io di solito quando gioco preferisco vincere. Il leader della Lega si è poi spostato a Chieti, comizio alla Villa Comunale per Salvini, accompagnato anche dal candidato a sindaco Fabrizio Di Stefano. Anche qui il leader del Carroccio ha ripercorso i temi tanto cari al suo partito, l'immigrazione, poi la scuola con la critica al ministro Azzolina, il lavoro e la sicurezza. Alla discesa dal palco Salvini si è detto certo che anche a Chieti, nonostante ci siano le divisioni, si vinca al primo turno. C'è una bella aria, spero che dia continuità, serietà e concretezza per almeno 10 anni a questa città che ha dei gioielli stupendi che però bisogna riaprire, amare, curare, valorizzare. È deluso che alla fine per le elezioni di Chieti Forza Italia non è tornata a sostenere Di Stefano? Ma no, dai, Forza Italia c'è, il centrodestra è compatto, poi se qualcuno fa altre scelte per interessi personali saranno i cittadini a decidere. Penso che il prossimo sindaco di Chieti si chiamerà Fabrizio. Che dice lei, vince al primo turno? Beh, così dicono i sondaggi, ma soprattutto così mi sembra di cogliere il sentimento della gente. Ha visto quanta gente, quanto entusiasmo, quanta voglia di permettermi di partire a lavorare dal 22 settembre. E io sono convinto, e ripeto, con i sondaggi che abbiamo ce lo confortano, che noi al primo turno ce la facciamo. Salvini è venuto tantissime volte qui in Abruzzo, ma i chietini voteranno Di Stefano o Salvini? Voteranno Di Stefano con Salvini.